Buonasera cari amici, ben ritrovati in un mio nuovo video. Questo è un video un po' inconsueto perché uno svuota la spesa fatto di pomeriggio perché stamattina non ci sono proprio arrivata perché ho fatto diverse cose, sono andata pure al mercato, infatti vi dovevo girare un altro video, ma intanto faccio il video svuota la spesa Eurospin questa settimana. E niente, partiamo subito, mi sono munita di scontrino anche se non sono segnati ma ho premura perché devo fare tante cose. Allora, parto subito dal prodotto che devo mettere subito nel surgelatore. Gli spinaci, quelli là a cubetti proporzionati. E sono 600 grammi e costano 99 centesimi. Ora, un attimo, mi alzo e li metto nel freezer. Scusate. Scusate, ho il freezer piccino, perciò per farci entrare le cose, continuiamo. Ho preso una confezioncina di panna per mio marito, che ogni tanto gli faccio la pasta con la panna, che lui ne va ghiotto. Questo è il marchio della Lind. Allora, la panna mi è costata, sì, allora da 200 ml, 59 centesimi. Poi ho preso una confezione di prosciutto cotto di alta qualità e questo mi è costato con 2% di grassi 1,59 euro, sono 120 grammi. Poi ho voluto prendere nel reparto del pane, della panificazione, questa novità che sono delle minuscole, come possiamo dire, focaccelle. Grande Puglia, proviene dalla Puglia questo prodotto, Puccia Salentina, forse una piccola. Sono delle piccole focaccine e le chiamano così puccia. Questo si può, diciamo, condire all'interno. Qui c'è, diciamo, la spiegazione. Come si prepara? Ancora calda, prepararla per la farcitura. E si deve farcire, diciamo, si deve riscaldare. Allora prima si deve riscaldare e poi si deve condire. Comunque questa qua, questa puccia, si chiama puccia. È costata 230 grammi, 1,09 euro. Può darsi che stasera me la faccia. Mio marito ha pure le patate bollite. Poi ho preso una mozzarella senza lattosio, questa è buonissima. Allora, la mozzarella mi è costata 85 cominciamo che non trovo le cose. Sì, 85 centesimi. Poi ho preso, che non li avevo ancora visti, oppure quando ci vado non li vedo con questa, diciamo, in questo gusto, perché di solito li prendo gli spinaci. Li ho presi i broccoli, sono i burger, che questi qua della Fiordinatura, sono buonissimi, veramente una delizia. Scaldati nella piastra, senza olio, poi magari l'olio si ci mette dopo quando si scendono, sono vegetali, non fanno male. Buonissime, una buona soluzione per una cena, un pranzo veloce. Allora, questi sono costati i burger e broccoli 1,69. Poi vi dico sempre che non devo comprare la piadina da Eurospin, ma siccome sono andata lì a fare la spesa, mi secco andare per una cosa, ma con sta bacchina dovevo passare, perciò ho preso questa qua, la piadina romagnola con olio extravergine d'oliva. Queste, diciamo, non sono granché le piadine d'Eurospin. Molte volte, diciamo, si ammuffano, una volta mi è capitato, poi sono, diciamo, un pochino troppo arrotolabili, strane, però diciamo, la faccio cucinare un poco di più, vediamo come mi viene. Questa è quella là, diciamo, IGP Roma alla Riminese. Allora, la piadina mi è costata 89 centesimi. Poi ho preso una confezione di piatti per pizza, per cosa una li vuole usare. Questi sono molto buoni, io li uso sempre. Allora,
se li trovo, vabbè, i piatti costano pochissimo. In questo momento non li sto trovando. Ah, i piatti pizza 1,89. Poi ho preso questa marmellata con poco zucchero, molto buona, 70% di frutta, purtroppo non è tanta la percentuale. Ho scelto quella alla fragola, ma è buonissima. Allora, la marmellata mi è costata. Sì, 1,49. Poi ho preso, che mi sto finendo quello della marca Vallée, questa margarina, diciamo vegetale, sarebbe un burro, non burro vegetale, quello spalmabile. E ho preso questo marchio, questo qua, della Fiordinatura, che dicono che è anche buono. E allora è vegano e questo mi è costato 89 centesimi per 250 grammi. Poi ho preso, che dico che mi devo comprare la cannella e me la scordo sempre, l'ho trovata per fortuna perché mi sta finendo, la cannella in questo confezioncina macinata. Allora la cannella mi è costata, l'avevo intravista, sì, ho 99 centesimi. Poi ho preso lo stracchino, questo è buonissimo senza lattosio. Ecco, mi si è fatta la luce, un attimo. Scusatemi, purtroppo c'è questo inceppamento ogni volta che si stacca la luce. Stavo dicendo, lo stracchino è buonissimo. Lo stracchino mi è costato, senza lattosio, 75 centesimi. Poi ho preso le simili sottilette, latte, queste non sono brutte brutte. E queste mi sono costate, formaggio light, 89 centesimi per 200 grammi. Poi ho voluto prendere, che tutti ne parlano benissimo, le Duke delle Camille. Io stavo prendendo i cornetti integrali come sempre, però ho voluto provare, tanto non credo che sia così grasso, non lo so. Io, siccome da piccola adoravo le Camille, voglio provare questo, diciamo, questo Duke. Dicono che è molto buono questo marchio Dolciando. Una persona che io seguo su YouTube, che cosa, Michela P, molto brava, li compra sempre, sono le sue brioche preferite. E poi ho preso la rucola che ho portato di là, che oggi diciamo ne abbiamo mangiato un po' dai miei, e ho preso i simil tegolini a mio marito, questi li mangia lui. Ah, non vi ho detto le camille, le simil camille quanto sono costate. Allora, sono costate, c'era pure la pasta sfoglia che non è uscito dal... Sì, tortini carote 1,59, le ghirigò, boh, comunque questi costano poco. Poi ho preso la bevanda alla vaniglia, che ora non è uscito dal frigo. Allora, la bevanda alla vaniglia, alla soia, 99 centesimi. Poi ho preso una confezione di pasta sfoglia, 59 centesimi. Poi ho preso questo qua perché mi sta finendo il detersivo per lavatrice, per accomodare ho preso questo che è buonissimo, all'argan, veramente toglie le macchie e lascia un buonissimo odore nei tessuti. Questo mi è costato, il ghirigò 1,25. Poi il prodotto per la lavatrice mi è costato la pasta sfoglia 59. Sì, 2,49 per 1,875 ml. Allora, mi pare che con la spesa ho finito. Vediamo se ho tempo, vi giro l'altro video. Va bene, in tutto comunque ho speso, diciamo, non tanto per tutte queste cose. Si vede che è un discount, ma il discount veramente conviene. Certe cose sono buonissime, almeno queste cose che compro mi sono sempre trovata bene. Ho speso 24,28 euro, che se ero in un negozio italiano chissà quanto mi chiedeva. Comunque, là ci sono le grandi marche, però questi non sono da meno. Ok, per adesso vi saluto, vediamo se posso girare l'altro video, non lo so. Arrivederci.